messaggio fortissimo all'Europa, all'Europa dei banchieri, della finanza, dell'austerità, del pareggio di bilancio, del fiscal compact, dei patti di stabilità. È una vittoria straordinaria di un uomo coraggioso, di un progetto forte che viene da sud e che tocca corde sulle quali io ho sempre puntato nel mio piccolo da sindaco di Napoli, ma non troppo piccolo, anche quando feci la campagna elettorale nel 2011. Quindi sono i temi dei bisogni, dell'alternativa al sistema, il contrasto alle strutture oligopolistiche. Quindi credo che si apra una strada mica solo in Italia, anche in altre parti d'Europa, penso alla Spagna, penso alla Germania. Io credo che è una bella notizia, come ho detto, in un giorno buono. Ma da noi chi dovrebbe raccogliere il testimone? No, non mi fate questo giochetto dei nomi, perché qua è un movimento popolare, sicuramente non un semplice aggregazione di partiti. Unità sinistra è importante, ma solo in quel modo non va da nessuna parte. Semmai i rapporti di forza devono essere inversi. Credo molto alle masse popolari, al popolo, alle associazioni, ai movimenti, a quello che nasce dal basso, a cui i partiti che non fanno parte del sistema devono dare magari un sostegno, un appoggio. Quindi io vedo molto questo, vedo molto quell'immagine del quarto Stato che mi ha sempre affascinato. Quindi che persone in grado di essere guida, di essere punto di riferimento, ce ne sono, ma credo che questo non è il momento di dire chi è il Tsipras italiano. È sterile la polemica di chi dice Tsipras guarda Renzi, perché in realtà è al PD che vuole guardare, è soltanto una necessità di avere una sponda in Europa. Penso che Tsipras guarda la Grecia, penso francamente tra Renzi e Tsipras non c'è il Mar Mediterraneo in mezzo, c'è l'Oceano Pacifico. Un'ultimissima cosa, la sinistra vince lì dove ci sono delle condizioni materiali di grosse difficoltà, oppure è soltanto in questo caso? Io andrei anche oltre la sinistra, e lo dico da uomo di sinistra. Io penso molto a movimenti popolari che non siano solo sinistra. Noi guardiamo anche il linguaggio che utilizza certe volte così essenziale e profondo il Papa, che tant'è che qualcuno gli ha detto ma lei è comunista, e lui ha dovuto dire no, io parlo il linguaggio dei bisogni, delle esigenze, terra, casa, lavoro. Io non racchiuderei solamente nel recinto della sinistra, lo dico da uomo di sinistra. Io credo che oggi quando parlo di quarto Stato penso alle classi subalterne, penso ai disoccupati, agli studenti, agli operai, ai contadini, al popolo del senza potere, di quelli che non ce la fanno più e che devono avere nel mondo anche della politica dei punti di riferimento, persone che possono essere da cassa di risonanza, in qualche caso anche da leader, da guida, da punto diciamo di forza. E quindi sicuramente poi la sinistra è più radicata laddove i bisogni sono maggiori e le sofferenze sono maggiori, se la sinistra non smarrisce quella che è la sua storia, se pensiamo appunto a una sinistra europea. Ha detto non faccio i nomi per quanto riguarda uno Tsipras italiano, però le posso chiedere, c'è l'Italia è pronta secondo lei a una rivoluzione come quella che c'è stata in Grecia, visto anche il voto delle europee, che è l'ultimo voto che c'è stato? La sinistra dell'Italia, secondo me ci sono spazi importanti per un'alternativa democratica e per un cambiamento, però la rivoluzione bisogna farla governando, assumendosi responsabilità soprattutto tra la gente, secondo me soprattutto tra la gente. Nella politica tradizionale un po' meno, perciò bisogna lavorare soprattutto sulle masse popolari e sul popolo. Almeno questa è anche la mia esperienza di sindaco di strada, di chi ha fatto la scelta di non iscriversi a un partito, di stare fuori da un sistema, senza demonizzare i partiti, ma a me affascina molto la connessione sentimentale con la gente, che poi credo che sia stata la chiave del successo di Tsipras e di Syriza. Ma Tsipras ha un carisma importante in Grecia. Soprattutto la mancanza, si diceva, gli osservatori dicevano, la gente, i greci hanno votato per Tsipras perché non hanno più paura, non vogliono più i ricatti e quindi hanno dato davvero un voto libero. Vogliono ancora sperare e sono contro l'Europa dell'austerità, delle oligarchie, delle cleptocrazie, di chi concentra il potere in poche mani. Bisogna liberare risorse umane, economiche, materiali, distribuire reddito. Insomma, in Europa il potere, ma non solo in Europa, abbiamo visto anche in Italia, è concentrato poi in poche mani e noi dobbiamo invece liberare le risorse, distribuire ricchezza e dare voce a chi voce finora non ha avuto. Tsipras ha fatto questo, altri lo stanno facendo in altre parti d'Europa, il sistema è ancora forte. In Italia c'è un blocco Renzi, Alfano, Berlusconi, è evidente.
e probabilmente peserà anche nella scelta del Presidente della Repubblica. A Napoli siamo piccolini ma abbiamo liberato un po' di energie, quindi se moltiplichiamo le emancipazioni anche politiche.